Anticipazioni Beautiful, trama puntate, dal 21 al 26 febbraio 2022. La furia di Zoe. Lunedì, 21 febbraio 2022. Alla Forrester Creations, Hope spiega a Zoe e Zende che l'intervento a cui è stato sottoposto Thomas è stato molto delicato. Finn gli ha salvato la vita, e di questo, gliene sarà sempre riconoscente. Paris passa a trovare Carter, mostrandosi molto felice per lui e sua sorella, che presto convoleranno a nozze. Il Walton le chiede della sua esperienza nel mondo dei più bisognosi, spiegandole che sovrintende alla Forrester Foundation e che avrebbe bisogno di aiuto. Nella sua camera da letto, Steffi si sveglia sola e si rende conto di essere in ritardo. Finn rientra con il caffè e la prende in giro. Poi le assicura che Thomas sta bene e che adesso può pensare al lavoro e dimenticare tutto il resto. Steffi lo ringrazia per essersi preso cura di lui. Ad un tratto, i pensieri della ragazza si soffermano sulla notte di passione con Liam. Martedì, 22 febbraio 2022. Charlie entra nell'ufficio CEO della Forrester con il manichino di Hope. Ridge, quando lo vede, resta molto meravigliato. Steffi giunge all'improvviso, e anche a lei, alla vista della bambola, resta di stucco. È estremamente somigliante ad Hope. Ecco perché Liam credeva che la Logan e il Forrester si stessero realmente baciando. Hope, dispiaciuta, spiega alla sorellastra che lo Spencer credeva che l'avesse tradito con Thomas. Sorridendo, afferma di essere contenta che non sia successo niente, in quanto le reazioni ad un tradimento possono essere spietate. Steffi appare molto a disagio e nasconde il suo imbarazzo, affermando di aver dormito poco. Hope è felice, ha forse trascorso una notte d'amore con Finn? Carter informa Ridge di aver trovato una candidata ideale per ricoprire la posizione lasciata da Olivia, la sorella di Zoe, Paris. Mercoledì, 23 febbraio 2022. Hope e Steffi ammirano le foto pubblicitarie realizzate da Zende e concordano sul fatto che adesso devono guardare avanti. Thomas è in ripresa e non ci sono state tragiche conseguenze. Liam entra e la Logan gli comunica che stava pensando a lui, è felice di essersi liberata dei fantasmi del passato. Steffi le assicura che lo Spencer è un capitolo chiuso. Il suo futuro è con Finn. Liam, però, è sopraffatto dal senso di colpa e, quando resta da solo con la ex, le dice a chiare lettere di non poter continuare a vivere nella menzogna, visto che ha tradito la fiducia di sua moglie. Pertanto, non può stare più ad ascoltarla, Hope deve sapere. Carter assicura Ridge, che invece è molto scettico, che Paris è la persona giusta da assumere alla fondazione. Ridge non crede sia una scelta ponderata, in quanto Zoe e Paris sono sorelle. Giovedì, 24 febbraio 2022. Zoe chiede a Paris di prendere il primo aereo e partire. Non ha bisogno di avere al proprio fianco una persona che continua ad interessarsi alla sua vita privata. Zende entra nello studio fotografico e si accorge dell'attrito tra le due. Poi inizia a parlare di lavoro, dei tantissimi impegni con la stampa e di come non sarà facile fronteggiare tutto questo senza Thomas. Quindi chiede a Paris un giudizio su alcuni schizzi che ha fatto, affermando di essere molto felice della sua permanenza in città. Carter, intanto, raggiunge la sua fidanzata. Non nasconde di avere in mente dei progetti per Paris. Vuole che diventi parte attiva della nuova famiglia che stanno per formare. Zende, nel frattempo, si rovescia del caffè addosso e si trova costretto a spogliarsi. Paris entra proprio in quel preciso istante, restando completamente abbagliata dalla sua bellezza. Venerdì, 25 febbraio 2022. Eric lancia un avvertimento a Ridge. Vuole che tutti vadano d'accordo, almeno nel periodo natalizio. Brooke, lì presente, toglie il ritratto di Quinn dal camino, sostituendolo con quello di Stephanie. Arrivano Carter e Zoe che saluta Zende con un gran sorriso. Poco dopo, è la volta di Paris. Zoe, nel vederla, reagisce con furia. Eric, però, è felice della presenza di entrambe le Buckingham e siede al pianoforte per intonare Deck the Halls.
Zende porta Paris, in giro per la villa. Ridge e Brooke parlano dei loro rispettivi nipoti. Eric prende di nuovo la parola e spiega di essere molto felice. È circondato dall'affetto dei suoi cari, cosa potrebbe volere di più? Rivolge, poi, dolci parole ai coniugi Forrester, specificando di essere certo che non si lasceranno mai più. Paris, infine, ringrazia tutti per l'ospitalità e intona soavemente Silent Night. Sabato, 26 febbraio 2022. Brooke scopre che Ridge vuole che Thomas resti con loro fino a completa guarigione. Liam, allo chalet, appare molto abbattuto. Hope gli assicura che è pronta a voltare pagina e che non metterebbe mai in dubbio il suo amore per lei e per Beth. E un marito fedele e devoto. Detto questo, esce per recarsi alla Forrester. Carter continua a stuzzicare Zoe parlando della sorpresa che ha in serbo. Poi, non ce la fa più a trattenere il suo segreto e le rivela di essere pronto ad assumere Paris alla fondazione. Zoe diventa furibonda. Steffi incontra Liam e gli fa sapere che Brooke ha accettato di ospitare Thomas. Lo Spencer si augura che il ragazzo non sia più ossessionato dalla Logan. Steffi gli ricorda che il suo matrimonio è ancora intatto. Lui ribadisce che la sua unione non può fondarsi sulle bugie e che intende vuotare il sacco con Hope. Anticipazioni Beautiful, puntate americane. Carter minacciato, Steffi contro Brooke. Accadrà di tutto, nei prossimi appuntamenti in onda, sulla CBS. Carter verrà pesantemente minacciato da Grace Buckingham, madre di Paris, che lo spingerà a lasciar perdere sua figlia a suon di minacce e ricatti. Nel frattempo, Douglas racconterà a Steffi, Thomas e Taylor di aver visto Brooke dare un bacio a Babbo Natale. La Forrester diventerà molto sospettosa a seguito del racconto del nipotino e deciderà di effettuare le dovute indagini. Anticipazioni Beautiful, puntate americane. Carter ricattato da Grace Buckingham. Si respira aria di forte tensione nelle puntate di Beautiful in onda sulla CBS, come testimoniano i nuovissimi spoiler. E tutto questo da quando a Los Angeles ha fatto la sua apparizione l'ex moglie di Reese Buckingham, Grace, madre di Zoe Paris. Come ben sapete, dopo l'uscita di scena di Zoe, Paris è stata scelta da Carter come responsabile della fondazione benefica fondata dai Forrester. La ragazza, dopo vari intermezzi sentimentali che l'hanno vista prima perdere la testa per Finn e poi flirtare con Thomas, ha scelto di impegnarsi con Zende Dominguez, ex della sorella, salvo poi scoprire di nutrire una forte attrazione per Carter Walton. Quest'ultimo non nutre alcun risentimento nei riguardi della ragazza dopo quanto accaduto con Quinn Fuller. Come vedremo presto su Canale 5, noi in Italia, sarà infatti proprio Paris ad avvertire Eric e i suoi familiari della tresca tra la designer e l'avvocato. Comunque sia, le anteprime statunitensi indicano che Grace entrerà con forza nella vita di sua figlia, incitandola a lasciar perdere il legale ed a stabilirsi con Zende, nipote di Eric. Infatti, l'ammonirà pesantemente quando scoprirà di aver rifiutato la sua proposta di matrimonio. Grace riterrà il comportamento della figlia incomprensibile, dal momento che vede in Zende tutto ciò che una donna potrebbe desiderare da un uomo. Lo definirà un bravo ragazzo, un grande lavoratore e soprattutto un uomo leale e sincero, nonostante la sua giovanissima età. Se avete seguito in precedenza i nostri video, siete già al corrente del fatto che il figlio di Tony e Kristen aveva in programma di convolare al più presto con la sua fidanzata, ma la stessa, intuite le sue intenzioni, grazie all'aiuto del Walton, che poi ha baciato, ha fatto in modo di anticiparlo. Come? Mettendo in chiaro di volerlo frequentare solo in maniera disimpegnata, senza dargli l'esclusiva, per non commettere errori o scelte affrettate. Dopo qualche giorno, dalla mancata proposta di nozze alla Forrester Creations, giungerà una affascinante modella. Paris, non appena la incrocerà, inviterà il Dominguez a conoscerla, in modo da giustificare a se stessa il bacio condiviso con Carter. Quest'ultimo, intanto, non riuscirà a stare lontano dalla ragazza, che gli lascerà intendere di avere un grande desiderio, vivere una notte d'amore con lui. Nel frattempo, a Grace non sfuggiranno tutti questi strani movimenti e, dopo aver appurato che Carter rappresenti per sua figlia più di una semplice distrazione, penserà bene di far sentire la propria voce.
ed affermerà di non vedere di buon occhio il Walton dal momento che, solo pochi mesi prima, non si è fatto scrupolo di portarsi a letto la moglie del suo capo, ovvero Quinn. Per tale ragione, cercherà di allontanarlo puntando proprio su questo precedente. La donna, un giorno, si recherà dall'avvocato e gli confiderà con le buone le sue paure. Teme che Paris possa commettere l'errore da lei fatto con Reese anni prima. Ed ovvero, innamorarsi di un bello e maledetto, snobbando invece la sicurezza che solo un ragazzo fedele e devoto come Zende può assicurarle. Grace preciserà che, da giovanissima, vide tutti i suoi sogni, sia di carriera che di famiglia, crollare come castelli di sabbia, per via della vita dissoluta e sregolata del suo ex marito. E a gran voce, affermerà che farà di tutto per non garantire lo stesso destino alla amata figliola. Carter tenterà di rassicurarla, spiegandole di essere sinceramente innamorato di Paris e di non volerla perdere. A nulla, però, varranno i suoi sforzi. Accecata dalla rabbia, Grace passerà al ricatto. E minaccerà il legale, affermando che svelerà ai Forrester che lui, ancora una volta, li sta tradendo visto che si è nuovamente interessato alla donna di un altro. Dopo queste parole, il Walton si spaventerà e non poco, visto che Ridge ed Eric faranno veramente fatica a perdonargli lo scivolone con la Fuller. E ci chiediamo: Carter rinuncerà a Paris? Quest'ultima scoprirà mai la verità sulle intromissioni della madre? Vedremo. Anticipazioni Beautiful, puntate americane. Steffi e di sospetti su Brooke. Mentre Carter vivrà in un clima di tensione e di ricatti, anche Brooke Logan non vivrà affatto momenti sereni. Come ben sapete, la donna, a causa di un intrigo di Sheila Carter, ha bevuto un drink alcolico, in compagnia di Deacon, nel giorno della vigilia di Capodanno, finendo addirittura per baciarlo appassionatamente. L'uomo era vestito a tema natalizio, e il loro momento di vicinanza è stato intercettato dal piccolo Douglas, che ora crede che la nonna abbia baciato Babbo Natale. Brooke, preoccupata che il suo matrimonio possa finire di nuovo, soprattutto ora che a Los Angeles è ritornata Taylor, tenterà di ricorrere ai ripari. Purtroppo, però, non ci sarà nulla da fare, e la verità giungerà alle orecchie di Hope e Liam che, sebbene sconvolti, decideranno di aiutarla. Ma il loro intervento non sarà affatto risolutivo. Durante una cena a casa di Steffi, il piccino svelerà quanto visto la notte di Capodanno, anche a Thomas ed a Taylor che, scioccati, non ci metteranno molto a sospettare di Brooke, e di un suo possibile tradimento, ai danni del marito che, quel giorno, si trovava fuori per lavoro. Il destino vorrà che Hope telefonerà poi a Malibu, interrompendo la confessione del piccolo. Douglas, dunque, ritornerà a casa e Brooke, sempre più agitata, tenterà disperatamente di convincere il nipotino a lasciarsi alle spalle quanto visto. Ridge, come vi abbiamo già spoilerato, sa che la donna, in sua assenza, ha bevuto champagne a dismisura, finendo nuovamente nella sua dipendenza. Ciò di cui non è al corrente, invece, è il bacio scambiatosi con il rivale, mentre lui stava cercando di rientrare con un aereo privato per trascorrere l'ultimo giorno dell'anno con lei. Comunque sia, il racconto del bambino renderà Steffi molto sospettosa. E sempre più desiderosa di riunire la sua famiglia, vedremo che userà la versione del nipotino come arma contro la matrigna. Il suo piano andrà in porto? Ridge lascerà la sua Logan per Taylor? Lo scopriremo prestissimo. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace ed iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.